Bella a tutti ragazzi, sono Alexander e siamo tornati con un nuovo bellissimo video. Oggi vi farò vedere una tattica che a parer mio è un po' sopravvalutata. Adesso dove sono? Che sarebbe quella di Super Arcieri. È vero, diciamo che di solito è molto forte, ma purtroppo alcune volte mi sembra. Cioè, il tempo è il problema, capito? Ora andremo a fare un attacco. Però, se tengo il fine, ok. Dicevo, andremo a fare un attacco. Anche se magari non ho le truppe esatte, perché mi sono scordato di riaddestrare la caserma volante e quindi ci toccherà utilizzare lo scheletro muri. Ah, mi sa che questa base è un po' troppo forte. Cosa ci faccio io con il nome? Nah. Già questo ci. Forse questo è un po' troppo. Ora è un po' troppo facilino perché ha tutte le difese attaccate. Ovviamente proverò un altro tipo di. Questa base è interessante, però non è maxata. Proverò il tipo di. Il coso di. La tattica di Gakko, quella che ha fatto nella Super Queso Happa. Per chi non lo sapesse, è più o meno i super arcieri combinati con la Queen Walk. Però vorrei trovare una base. Un TH11 maxato. Ecco, tipo lui. Questo è molto interessante. Non mi saprei dire. Attacchiamo. Dov'è il di qui? Ah, è a fare. Vabbè, tanto non dovrebbe essere troppo un problema. Direi che è maxato, quindi. One. E andiamo. Allora, direi si può partire con una Queen Walk da questa parte. Con i quattro guaritori. Velocizziamo un pochino perché qua se no ci mettiamo il a buon Ugo. Ci mettiamo un sacco. Ok, se che serve il quinto guaritore, vai. Ce ne mettiamo 5 di guaritori. Ok, sta andando di qua. E allora supera cena. Andiamo. Ok. Metti la furia qui. Quella difesa aerea sta rompendo tanto. Ok, qua nel frattempo abbiamo i nostri super arcieri. Quei maledetti guaritori! Che stanno a fa? No! No, raga, però, cioè. No, raga. No, raga. No, cosa sta a fa? Cosa sta succedendo? Se lo sta rovinando tutto! I guaritori hanno fatto un casino! No, raga, questo non è giù. No, raga. I guaritori. No, raga, i guaritori. No, ma che stanno a fa? Dai, raga, però questo è ridicolo, veramente. No, questo è ridicolo, raga. Questo è veramente ridicolo. No, 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 dai, veramente. No, vabbè. Dai, veramente i due guaritori si sono schierati con due super arcieri? Ma veramente? Beh, Rilli? Ma Rilli da di cioè, da dire Rilli proprio? Dai, eh. Oh, raga, forse si è fatti restare comunque, però, eh. Dai! Boom! Oh! Buttate giù! No! Dai! Lo sapevo! Lo sapevo, mannaggia! Il timing! Ma si può! Dai! Direi che la.
La invisibilità della Queen non può essere usata in miglior modo che nei muri. Però, raga, c'è tutto il passaggio, eh. Forse, raga, ci si può sperare. Dai, ditemi di sì. Madonna, vai! Veloce, veloce, veloce! Correte, ragazzi! No, dove va? Me ne vado. No, 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 me ne vado. No, 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 no. Questo è l'attacco più sfortunato che abbia mai fatto. Questo è l'attacco più sfortunato che abbia. Cioè, c'è la strada lì! Perché dall'altra parte è andata? Perché a distruggere i muri? Oh, no, allora, non voglio accedere a Google riservati, grazie. Detto ciò, volevo vedere con voi dei replay. Replay? No, non. Vabbè, anche lì. Allora, tattica. È questa. Poi. E non mi uccidere le orecchie. Ovviamente le solite fulmini. Ecco, guardate che questa tecnica è molto forte, però ha veramente delle pecche. Guardate, anche ora, una cosa importante che voglio dire di questa tecnica è di essere sicuri che la Queen si sia allontanata per poi mettere i guaritori, perché sennò poi si viene, mi andranno via e, come nel mio caso, è andata l'attacco. Ovviamente c'è quella. C'è la difesa aerea lì sempre fortunatissima. E nonostante tutto, comunque, ho fatto anche abbastanza. Ho fatto anche l'82% una stella. Poi volevo fare un altro attacco. Dove qui ho veramente perso. Cioè, ho perso per il tempo. È stata veramente una brutta cosa. Guardate, qui solito. Qui solita. Ho tentato una swipe invece che all sulla regina. Cioè all. Sì, guaritore, invece che guaritore sulla regina. Come al solito la mia fortuna, i due arcieri si vanno via, ne vanno dall'altra parte. Qua distruggo il clan, distruggo la regina, tutto bene. Solo che ho avuto una perdita di tempo che veramente, ragazzi, cioè, veramente sfacciante. Per quanto le difese in questo momento, cioè, non erano quasi un problema, se si può dire. Guardate, aspetta. Guardate. Aspetta, 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 aspetta. Che magari ho fatto qualcosa male io, capito? Ah, andiamo. Qua, fulmini normali. Ora, infatti, ho imparato a mettere le furie, quelle più veloci. Poi, sweep side, molto veloce. Cioè, veramente voglio sapere cosa ho sbagliato qui. Ecco, qui magari il cucciolo lo devo mettere di qua. Almeno mi sfasciava un po' di cose. Se no c'era la difesa aerea, mi sa. Sì. Ho messo qua, ho fatto una tecnica abbastanza da 100 IQ. Ho messo subito la scomparizione della regina, almeno che morisse prima. Perché se no mi mandava a quel paese tutto l'attacco. Ce lo c'era tutta la parte. E addio. Bene, sono partito più o meno in 2 minuti con l'attacco e avete affilato tutto. Cioè, veramente. Qua il clan non è stato un grandissimo problema, eh. Ci ho messo anche il cucciolo. E lì proprio in 3 secondi. Ecco, qua rischiamo di più. Visto che i guaritori mi si sono congelati. E quindi, Madonna, raga, prima l'abbiamo visto il gioco per 4, adesso mi sembra di vederlo in veramente poco. Vedete, qua si è perso veramente tanto tempo, si è perso più di 1 minuto. Capito, ve l'ho fatto vedere perché un po' mi ha deluso sta tattica, però magari ho sbagliato qualcosa io, non lo so.
Vedi nei commenti se sbaglio qualcosa, vi prego. Perché a quanto ho capito è una delle tattiche più forti questa. Anche perché la facevano tutti. Quindi ma qui era già 50 secondi, cioè vedete. Per quanto le difese non fossero un problema, erano un problema. Cioè, il tempo è stato un problema. Ora, vabbè, è vero che qui ora non ho proprio la macchina da essere migliore adesso. Aspettate un attimo, ragazzi. Ora, vabbè, dai, lo gemmiamo. Lo gemmiamo tanto per il video. Faccio l'ultimo attacchino. Io mi un po' sopravvalutata questa tecnica, vedete la verità. Ma comunque ora di questi giorni cercherò di impegnarmi a capirla. Perché forse sono solo io che so scascio. Il mi dono da solo, raga. Il mi dono da solo. Ah, stai, io mi dono da solo. Dite che un sganciapietre ci potrebbe aiutare, dai. Perché purtroppo non ho la caserma volante. E quindi mi tocca arrangiarmi. Let's go! Quindi ora comunque per il tempo adesso ho deciso di fare con la Queen Walk con la regina. Meno. Ragazzi, io li farei anche se TH12. Però veramente non so se sette fulmini con una terremoto riuscirebbero a distruggere l'artiglieria quella con la forte. Ok. Allora, partiamo subito? Direi proprio di sì. Forse qui riesco a prendere l'arco X. Vai. E tacchete. E l'arco X è andato. Ora si mette la fulmina. Vai. La regina se ne va. Il maghetto ha fatto il suo compito. Quindi in teoria, se tutto va bene, la regina si dovrebbe andare da quell'altra parte. Adesso che ne dite se buttiamo questo qui? E no, non ce l'ho fatta. Ok, it's the moment. Oh mio Dio, non ha fatto veramente nulla. Lo sganciapietre. Perché non è stata molto una buona tattica. Per quel volo non maledetto, accidenti a me quando non ho deciso di distruggere con le fulmini. Oh mio Dio, no. Ok, fermi. Mi serve una veleno, raga. Oh mio Dio. La Queen mi sta per morire. No, guarda. Oh, la difesa aerea fortunata c'è sempre, eh. Oi. Ragazzi, qui abilità del Grand Board. No, dai. C'è però. Ma che palle. Cioè, veramente, dai. Dai, via Arco X. Dai. Ok, raga, dovrebbe. Il re se ne va. Vai, raga, si sono ricongiunte le truppe. Vai, che spazio bello questo. No.
Guarda, raga, per il tempo un'altra volta. Per il tempo un'altra volta. Ma neanche. Dai. Dai. Andiamo. E un'andata. E l'altra è andata. 96% una stella. No, due forse. 97% due stelle. Ma dire la verità, più che ci gioco con questa tattica, più mi sta deludendo. Vabbè, un attimo, le vado a vedere. Aspetta, prima di essere c'ho nulla. Non voglio chiudere il menu. Il menu. Vabbè, direi che oggi è tutto. Dark Souls è tutto. E noi ci vediamo per un prossimo video. Bella!